Oggi noi le descriviamo come leggi fondamentali della fisica. Spiegano perché le energie convulse e caotiche dell'atomo primevo non fossero del tutto prive di direzione. Leggi della fisica indirizzarono il cambiamento lungo particolari percorsi e interdissero una gamma pressoché infinita di altre possibilità. Filtrarono ed eliminarono quegli stati dell'universo che non erano compatibili con loro, affinché in ogni dato istante l'universo esistesse in uno solo dei moltissimi stati che erano compatibili sulle leggi di funzionamento. Tali nuovi stati, a loro volta, generarono altre leggi che indirizzarono il cambiamento lungo nuovi percorsi. Questa continua azione di filtro degli stati impossibili garantì un minimo di struttura. Non sappiamo perché le regole emersero o perché assunsero quella specifica forma. Non sappiamo neppure se queste leggi fossero inevitabili. Forse esistono altri universi con leggi leggermente diverse. Forse in alcuni universi la gravità è più intensa, oppure l'elettromagnetismo più debole. In tal caso, gli abitanti di questi universi, ammesso che ve ne siano, racconteranno differenti storie delle origini. Forse alcuni universi durarono per un milionesimo di secondo, mentre altri esisteranno per molto più tempo del nostro. Può darsi che alcuni generino numerose forme di vita stravaganti, mentre altri siano cimiteri biologici. Se davvero il nostro universo esiste all'interno di un multiverso, potremmo immaginare un grandioso lancio di dati quando il nostro universo fu creato, seguito da un annuncio: bene, ci sarà la gravità in questo universo e anche l'elettromagnetismo, e l'elettromagnetismo sarà 10 alla 36esima volte più intenso della gravità. Tale, in effetti, è il rapporto tra l'intensità della gravità e dell'elettromagnetismo, almeno nel nostro universo. L'esistenza di queste leggi assicurò che il nostro universo non fosse mai totalmente caotico. Era garantito che, da qualche parte, emergesse qualcosa di interessante. Ci furono strutture e configurazioni non appena l'energia si manifestò in forme distinte. Quando l'energia si coagulò nelle prime particelle di materia, anche queste ebbero delle leggi. Neutroni, protoni ed elettroni, i costituenti fondamentali degli atomi, comparvero entro pochi secondi dopo il Big Bang, così come le antiparticelle del protone e dell'elettrone, cioè protoni con carica negativa ed elettroni con carica positiva, formando quelle che i fisici chiamano materia e antimateria. Scese sotto il livello al quale materia e antimateria potevano facilmente essere create, ebbe luogo un violento derby di demolizione su scala cosmica, in cui materia e antimateria si annichilivano reciprocamente, liberando enormi quantità di energia. Per nostra fortuna, un minuscolo eccesso di materia, forse una particella su un miliardo, sopravvisse la carneficina. Le particelle di materia residue rimasero bloccate in tale stato poiché le temperature in poco tempo furono troppo basse perché esse potessero nuovamente trasformarsi in energia pura. E la materia rimasta è ciò di cui è fatto il nostro universo. Quando le temperature calarono, la materia si diversificò. Elettroni e neutrini erano governati dall'elettromagnetismo e dalla forza nucleare debole. Protoni e neutroni, che formano i nuclei atomici, erano composti da triplette di strane particelle, i quark, legate tra loro dalla forza nucleare forte,
qualche secondo dopo il Big Bang, il nostro universo in via di rapido raffreddamento aveva fissato alcune strutture distinte, ciascuna con proprie caratteristiche emergenti. Ma con il placarsi dell'uragano del Big Bang, le energie estreme necessarie per sbloccare tra le strutture primordiali scomparvero, ed è questa la ragione per cui a noi le differenti forme di energia e le particelle come i protoni e gli elettroni sembrano più o meno immortali. Così, caso e necessità si combinarono a produrre le prime semplici strutture. Le leggi della fisica avevano escluso molte possibilità, e questo fu il contributo della necessità. Il caso poi aveva ridistribuito le cose caoticamente sulla base delle possibilità rimanenti. Questo è il modo in cui tutto funziona. Come ha affermato l'esperto di nanofisica Peter Hoffman, attraverso l'effetto moderatore della legge fisica che vi aggiunge un pizzico di necessità, il caso diventa la forza creatrice che muove e scuote il nostro universo. Tutte le cose belle che vediamo intorno a noi, dalle galassie ai girasoli, sono il risultato della collaborazione creativa tra il caos e la necessità.